Buongiorno a tutti, siamo a Subiaco dove il 1° settembre ci sarà la prima Gran Fondo Città di Subiaco, Parco dei Monti Simbruini. Subiaco sta all'interno del Parco dei Monti Simbruini che è costituito da 7 comuni. La Gran Fondo si svolgerà la maggior parte all'interno del parco. Un percorso molto bello, ci saranno all'incirca una 20 chilometri di pianura, poi si inizierà la salita perché va a Iene, poi da Iene si andrà a Livata, all'incirca saranno 30 km di salita, una bella salita, all'inizio 4-5%, poi il pezzo un po' più duro è da Iene a Monte Livata, dove ci sono tratti al 15%. Da Livata poi riscendiamo, una bella discesa di circa 15 km, riscendiamo a Subiaco, dove andremo verso Vignola, una località qua vicino Subiaco, e andremo a fare la salita di Cervara di Roma. Cervara di Roma è una salita di circa 5 km al 5-6%. E giunti a Cervara di Roma riscendiamo verso Arzoli, dove ci sarà circa 1 chilometro di salita, poi riscenderemo verso la Sublacense e dopo circa 15-20 km andiamo all'arrivo, sempre a Subiaco. Ci sarà il sabato pomeriggio il ritiro i pacchi gara e la domenica mattina alle ore 8 partiremo per questa prima Gran Fondo Città di Subiaco, Parco dei Monti Simbruini. Vi aspettiamo a tutti e in bocca al lupo a tutti. È il polo museale della Rocca di Subiaco, e è il sito che domina la città. Qui nacque Lucrezia Borgia nel 1480. La Rocca oggi vanta dei palazzi, dei appartamenti affrescati con delle decorazioni pittoriche attribuite a Liborio Coccetti, quindi pittore di Foligno. Furono, diciamo, commissionati da Giovannangelo Braschi, che fu commendatario e papa qui a Subiaco. È importante...